Quindi partiamo con questa sessione che è delegata sull'internazionalizzazione e sono coinvolti ovviamente i delegati o chi si occupa dei rapporti internazionali delle quattro sedi storiche universitarie di Bologna, Modena, Ferrara e Parma. Ovviamente siamo università a 30 km uno dall'altra, quindi no? E in realtà siamo ancora come politiche abbastanza ovviamente autonome, no? Ma c'è sempre più la necessità di interagire fra le varie università, anche perché con la diminuzione delle risorse, la diminuzione dei docenti, eccetera, diventa sempre più importante cercare di rapportarsi, a fare dei corsi interateneo, no? Perché questo può permettere. Però quando parliamo anche di internazionalizzazione, parliamo di singole iniziative dei vari Atenei, quindi non Bologna, le altre università, Modena, Parma, Ferrara. Non c'è niente che unifichi le strategie di internazionalizzazione e di fatto non abbiamo un'agenzia nazionale per l'internazionalizzazione. Non abbiamo il modello della DAD, non abbiamo il modello di Campus France, di Universidad, di British Council e così via. E questo devo dire che ci penalizza assai, perché ovviamente dipende dalle risorse che si mettono, potere o no essere più o meno attivi nelle politiche di internazionalizzazione. Quindi in realtà sarebbe auspicabile, anche perché la Regione ha un ufficio a Bruxelles, no? E il Comune di Modena ha un ufficio a Bruxelles, no? E apparentemente sono uffici che sono pochissimo usati, cioè la gente non ci sta. E quindi anche qui dobbiamo imparare un po' a utilizzare al meglio quello che possiamo avere. Allora, per quanto riguarda l'internazionalizzazione, adesso che non c'è il dottore lì, possiamo dirlo, il Ministero, no, ci ha imposto degli indicatori sull'internazionalizzazione e questi indicatori richiedono proprio numero di corsi in lingua straniera. Quanti ne avete? Poi, no, quanti studenti stranieri, quindi che hanno fatto le superiori o si sono diplomati all'estero, no? Vengono a frequentare i corsi, quindi la mobilità degli studenti, il reclutamento degli studenti in entrata. Poi dopo c'è tutta la mobilità degli studenti, ma questo Erasmus ha aiutato molto nella mobilità degli studenti. Poi c'è la mobilità dei professori, perché un'altra domanda è quanti professori, no, provenienti da altre università insegnano nella tua sede universitaria, oppure sono stabilmente inquadrati in ruolo, e lì cadiamo abbastanza tutti. Quindi questi quali sono i corsi di dottorato, sono internazionali o no? Quindi si pongono dei parametri che sono dei parametri di questo tipo, ed è per quello che poi la gente, io condivido l'obiezione, è costretta, non so, a fare dei corsi in inglese, no? Perché il Ministero chiede quanti corsi in inglese o in lingua straniera. E il punto, vabbè, alla fine discutiamo, e il punto è che è vero, se uno non ha un buon inglese e insegna un inglese un po' così, beh, si rischia veramente di fare un pasticcio, ok? Sia per i docenti sia per gli studenti. Però, insomma, le regole prevedono che gli studenti acquisiscono un certo livello di conoscenza dell'inglese, poi c'è anche la certificazione dei docenti che insegnano. E la certificazione spero che sia una certificazione internazionale, quindi no, tipo TEFL Cambridge, perché dà un riconoscimento sul B2, C1, C2, che è un riconoscimento serio. Allora, fate queste premesse e quindi per far capire che certe politiche che le università fanno siamo abbastanza obbligati a farle proprio per rispondere degli indicatori su cui il Ministero ci giudica e ci dà la quota premiale. E la quota premiale è circa un terzo di tutti i finanziamenti sull'FFO, quindi non è irrilevante, no? Migliorare questi parametri. Poi ovviamente questi parametri sono nostri, perché se andiamo sui parametri dei ranking internazionali sono tutt'altra cosa, ok? Quindi anche lì ovviamente noi non siamo molto attenti a questi ranking internazionali, dobbiamo entrare un po' di più dentro a QS o quello che volete, ma in realtà le università italiane sono molto penalizzate in questo. Se andate a vedere, le università più grosse, non so adesso nell'ultimo QS quali sia, però siamo dopo il 100° posto, no?
152esimo Bologna, che è una delle grosse università, Roma 180, noi siamo 600 e passa, quindi... Noi 400, 500. Quindi, insomma, non siamo messi bene. E sono parametri diversi. Ma se si scompongono i dati del QS è molto interessante, perché sulla ricerca loro fanno il censimento di tutti i lavori pubblicati dall'università, no? Quindi non come l'Anvur che ti chiede nel VQR dal 2004-2010 i tre lavori migliori, ok? Tutta la produzione scientifica. E infatti, scomponendo QS, adesso non so se voi l'avete fatto, noi in ricerca siamo all'ottavo, nono posto Ateneo in Italia, mentre sugli altri parametri ci portano al 600° posto. Quindi è abbastanza complicata la cosa. Però, bando alle ciance, adesso vediamo un po' come si muovono le università dell'Emilia Romagna per quanto riguarda l'aspetto di internazionalizzazione. Darei subito la... Posso fare, visto che siamo in pochi, sì, e che non, sì, facciamo più come dibattito, sì, che come, sì, serie di presentazioni, sì, come diceva, sì, per quello che riguarda gli indicatori che ci vengono, sì, io sto cercando di sollevare un movimento popolare, anche se per popolare si intendono le varie università e non solamente io come persona. Per quello che riguarda il numero di studenti stranieri iscritti alle università italiane, cosa su cui io sono particolarmente sensibile, cioè mi piacerebbe come delegato del rettore della mia università aumentare questo parametro, che come vedrete è abbastanza basso, c'è una totale incompatibilità delle leggi. Sì. Molto spesso, io, sì, poi forse sbaglio, ma sono fin troppo disponibile, per cui gli studenti anche stranieri mi scrivono, io gli rispondo personalmente a tutti. Invece di darvi delle statistiche, faccio un esempio: studentessa nepalese con un bellissimo curriculum mi manda la documentazione e chiede di iscriversi alla nostra laurea magistrale in fisica in inglese, che è abbastanza, molto ben quotata, anche perché poi i nostri studenti ce li rubano quando si laureano le altre università per dargli il dottorato. Questa ragazza mi chiede la procedura, e la legge in Italia prevede che per iscriversi uno studente extracomunitario, per iscriversi all'università, entro una data fissata di anno in anno un po' diversa, verso fine giugno, devono andare all'ambasciata italiana del proprio paese, fare la traduzione giurata di tutti i documenti, fare la preiscrizione. Peccato che la nuova legge preveda per le magistrali italiane un esame di ammissione che tipicamente si fa tra settembre e ottobre. La studentessa nepalese di formazione anglosassone, di fronte a questo, cioè va da un'altra parte. No, questa poverina si prende dal suo posto e va scopre che un'ambasciata in Nepal italiana non esiste, le danno buono il consolato, perché altrimenti avrebbe dovuto andare in India, che è una follia. Va e le chiedono alcune centinaia di dollari per la traduzione dei suoi documenti. Per un nepalese alcune centinaia di dollari è lo stipendio annuo di una famiglia neanche troppo povera. Quindi mi riscrive, tutto questo mi riscrive e dice: io non posso spendere tutti questi soldi se poi a ottobre voi non mi prendete. A questo punto io do una risposta che in Italia ha una lettura, e purtroppo in un ambiente anglosassone no. Io gli ho detto: ma molto motivata come sei, con il bel curriculum che hai, sicuramente a ottobre non avrai difficoltà a passare l'esame di ammissione. Lei ha fatto una botta di conti, come si dice in modo informale, e mi ha scritto molto dispiaciuta, perché si era già organizzata, aveva già cominciato a cercare casa, eccetera, che non posso venire perché se non mi prendete io quei soldi non li posso spendere inutilmente. Allora, questo è un esempio, è l'esempio estremo, perché il Nepal è obiettivamente un paese a cui noi non pensiamo come bacino d'utenza per i nostri studenti, però vale per un'altra ragazza dell'Arabia Saudita, ha avuto problemi del genere. Per cui per quale motivo noi dobbiamo accettare che ci vengano dati degli indicatori di qualità se non ci danno la libertà di metterli in pratica? Per cui o tolgono la legge che impone di fare tutta la documentazione entro giugno,
oppure ci danno modo di farlo? Io direi che la risposta dovrebbe essere la politica nazionale, perché in Italia non c'è un'agenzia nazionale di internazionalizzazione che risolverebbe tutti i problemi. Ma se noi ci muoviamo uniti... Beh, io domani vado a fare una relazione proprio a Roma su questo. Comunque,